Quarta ed ultima parte di Block Notes, io vorrei tornare da Daniele Bracciali, prima di chiederti su Jimi Hendrix, qual è oggi, Daniele, il tuo stato d'animo alla luce di questa sentenza di novembre? Beh, come per il processo di Losanna sono molto fiducioso, perché secondo me ci sono non secondo me, poi chiaramente anche secondo i legali che mi seguono, ci sono molte cose che, nonostante comunque la sentenza di primo grado sia molto dura, può essere ribaltata, perché sono noi di errori in sentenza ce ne sono veramente tanti. Chiaramente lo stato d'animo, se penso che ora sarei dovuto essere in Australia, e invece sono ad Arezzo, cioè ci sto benissimo ad Arezzo, però l'Australia non per l'avresti esatto, fatto ci sarei stato ovviamente. Esatto, più che volentieri, e quindi niente, purtroppo devo un'atleta comunque del tuo livello, tu comunque hai da poco compiuto 41 anni, però come dire, ancora la voglia di giocare ad alti livelli ce l'hai, quindi sei anche un esempio di longevità sportiva. Come si vive, immagino tu comunque continui ad allenarti con la speranza poi di poter tornare a giocare, però senza poter disputare tornei, senza l'adrenalina della competizione, come è chiaro, si vive? Che io spero di ribaltare la sentenza, di poter tornare a giocare da questo punto, metà marzo, aprile, però chiaramente sono mazzate pesanti, perché mi rifermano per l'ennesima volta, e chiaramente questo giro, cioè dal mio punto di vista, la vedo molto più ingiusta anche rispetto, diciamo, alle prime sentenze, anzi alla prima sentenza federale che mi avevano fermato anche allora, perché chiaramente viene dopo tanti processi sportivi, un processo penale che, nonostante l'orientamento del TAS nelle sentenze precedenti, dove altri atleti sono stati giudicati anche a processi penali e poi dalla giustizia sportiva, e il TAS in materia ha detto che il giudizio penale non deve essere vincolante per il giudice sportivo, ma deve essere altamente persuasivo, cioè se non è nero deve essere un grigio scuro. In realtà nel mio caso siamo passati dal nero al bianco, dal bianco al nero, insomma, certo. E quindi nonostante poi il TAS dà delle direttive, in realtà in questi primi gradi ognuno fa un po' come vuole. Ecco, devo fare anche un po' l'avvocato del diavolo, no? Ti chiedo se, ripensando a tutta questa tua vicenda, magari non pensi di essere stato magari un po' superficiale in alcune situazioni, oppure in realtà aver dato confidenza magari a qualcuno, dentro di te hai comunque l'assoluta tranquillità di aver fatto tutto, diciamo, nella maniera corretta, oppure magari sono stato leggero, non dando... Quello l'ho detto più di una volta, solamente in alcuni momenti sono stato superficiale, però ho spiegato anche i motivi dei rapporti che ho avuto io con questi due commercialisti di Bologna, che li avevo incaricati di recuperare un credito che ho tutt'oggi con un circolo di Olbia. E poi, cioè, nei circoli o nei posti è pieno di gente che comunque li senti parlare, che scommettono, chi scommette più pesante, chi meno, però purtroppo le scommesse sono legali, e quindi diciamo che il 50% delle persone che incontri negli ambiti sportivi, chi più chi meno, hanno tutti un conto online e scommettono. Quindi al momento io non ci ho fatto nemmeno questa grossa attenzione. Sì. Diciamo. Poi comunque il mio obiettivo era recuperare il credito che avevo, e quindi io non ho mai negato di aver avuto dei rapporti con queste persone. Ho specificato quali erano i motivi del mio rapporto. E quindi, certo, vedendola ora, sapendo poi che magari questo aveva altri amici, chiaramente io all'epoca tutte queste cose non le sapevo,
E quindi ora posso dire sì, sono stato un po' superficiale, come probabilmente lo sono tutti i giocatori. Purtroppo dall'urna è uscito il nome di Daniele Bracciali, ma potevano uscire magari anche altri nomi, ecco. Elettra, torniamo da sì, Simone. Torniamo da Simone. Innanzitutto ci hai già anticipato di questo appuntamento del 9 e del 10 febbraio, ma quali sono gli obiettivi tuoi per questo 2019, visto che ci hai anche detto appunto che è ripartito con questo problema alla gamba e che invece sembra che insomma quest'anno si sia aperto già nel migliore dei modi? Eh sì, si è aperto nel migliore dei modi e mi aspetto che questa stagione sia piena di soddisfazione, divertimento, prima cosa, perché nello sport se non c'è il divertimento e la passione non arrivi da punte parti. E che mi posso aspettare? Mi posso aspettare, non so dirtelo, spero parecchio bene, perché è il mio divertimento, cioè ci perdo 5 giorni alla settimana. Ecco, quanto ti alleni? Comunque insomma, è una società, esatto, un po' come il tennis, sono sport, esatto, di grandi, sono quei sacrificio. Sport. E comunque è una società alle spalle anche importante che sta riportando qui ad Arezzo in auge un movimento, quello dell'atletica leggera, che comunque sia esiste da tanto. Sì, che ringrazio parecchio, perché mi sostengono ogni allenamento, ogni gara. Cioè viene parecchia gente a guardare me e gli altri miei amici gareggiare. E sì, mi alleno 5 volte alla settimana per diciamo 2 ore e mezzo, 3, quindi non è neanche pochissimo. E ci vuole sacrificio per fare uno sport così anche, però se ti piace lo fai con amore e passione. Tu hai sempre solo fatto atletica nella tua vita, come nasce allora questo amore, appunto, questa scelta di virare verso questa disciplina? No, prima di frequentare questo sport ho praticato rugby, ho praticato nuoto e calcio. Calcio è il primo sport che ho iniziato quando ero piccolino. Un po' come tutti sì, i bambini, sì. Si può dire. Ma l'ho frequentato poco perché non sono i miei sport, non è la mia tipologia di sport. Cosa hai trovato in più nell'atletica? Cos'è che ti ha fatto innamorare allora? Correre. Correre. Per me correre è tutto. Ecco, che emozione ti dà la corsa, no? Mi fa distogliere lo sguardo da tutto quello che mi circonda, diciamo. Mi fa pensare, cioè, penso a me e niente, corro. E quando nel video che abbiamo visto hai segnato il record, a cosa pensavi in quel momento? Ti estranei proprio? A passare, a arrivare per il primo al traguardo, perché quando sono in gara penso a me, penso, come ho detto prima, a dare il massimo sempre. Tanto tu fai una disciplina tecnicamente non facile, no? Perché esatto, devi unire la capacità di correre veloce saltando gli ostacoli in maniera da non perdere tempo, no? Perché esatto, poi l'ostacolo va saltato con una determinata tecnica. Perché hai scelto gli ostacoli abbinandoli alla velocità, no? Magari non i 100 metri, magari non so se da allievo fate già 100 metri o comunque 110 ostacoli. E cioè 110 ostacoli aumenta, ecco, di 10 metri e aumenta l'altezza dell'ostacolo. Ecco, perché la scelta degli ostacoli? Non so dirtelo, sinceramente. Ho provato quando mi allenavo quando ero piccolo ancora, ho provato e mi è piaciuto sin dall'inizio e ho continuato questo percorso. Ecco, tu hai un modello, un idolo, un atleta? No, cioè, ce l'ho, posso dirti un francese molto famoso, Pascal Martino Lagarde, che corre parecchio, è parecchio veloce, e diventare come lui sarebbe un sogno, come tutti,
diciamo. Beh, comunque nelle rassegne stampa uscite stamani dopo i tuoi record sei stato definito uno dei più promettenti ostacolisti italiani, quindi ci sarà ora anche questa la responsabilità di questa definizione, esatto. Di questa previsione da onorare. Esatto, le gare prossime saranno fondamentali anche per le persone che mi seguono, per gli amici, per la mia famiglia, per tutto, per tutte le persone che mi stanno accanto. Daniele, come ti ha definito Andrea Scanzi, ti senti un po' il Jimi Hendrix del tennis italiano? Quindi ogni tanto prendi fuoco. No, vabbè, tra l'altro lo saluto, tra l'altro questa cosa l'ha detto durante una trasmissione alla radio. No, vabbè, mi fa piacere, chiaramente io... Insomma, riguardando un po' la tua carriera estero e focosità, diciamo che quello che sono riuscito a fare sicuramente non è che l'ho fatto perché stavo dietro a correre, onestamente correre non mi è mai piaciuto, e quindi puntavo su altre cose, facevo un po' un tennis, ma tutt'oggi lo faccio quando chiaramente diciamo in maniera ridotta rispetto a 12 anni fa, però diciamo un tennis abbastanza veloce. Ricordiamo un match famosissimo con Roddick a Wimbledon. Eh sì, quello tutte le persone quando mi incontrano mi dicono di questo match, è incredibile. Tra l'altro, è rimasto un po' sulla testa nella scheda tutto. Che abbiamo montato, non so se erano internazionali d'Italia, avevi la maglia dell'Arezzo con Floro Flores. Sì, ho giocato, era il 2007 che ho giocato con Nadal. Ecco, questo come dire tradisce la passione anche per l'Arezzo. Sì. Non so se quest'anno hai avuto modo di vederlo, ne abbiamo parlato comunque anche nella nostra prima parte, una squadra che sta facendo divertire e comunque in alto in classifica. Da tifoso che ne pensi? Da tifoso onestamente all'inizio del campionato, insomma, per i vari problemi che c'erano, eccetera, non mi sarei mai aspettato che l'Arezzo insomma a metà campionato si trovasse in queste posizioni di classifica, quindi credo alla fine una squadra giovane, competitiva e che sicuramente l'allenatore insomma, è riuscito a guidarla bene, perché poi chiaramente ogni macchina va guidata bene e credo che lui ci stia riuscendo nel miglior modo. Premesso che ovviamente come dire, non puoi accettare che la tua carriera finisca per come dire, il volere di un tribunale, se riuscirà a tornare a giocare l'obiettivo da qua alla fine della carriera sportiva qual è? Te lo sei posto? Ma no, quando ho iniziato ho sempre detto gioco un po' alla giornata fino a che toccando ferro fisicamente sto bene, riesco a vincere delle partite, di essere ancora competitivo a questo livello, giocherò. Poi se saranno i 41, 42, ci sono alcuni che giocano il doppio, che arrivano anche a 44, 45, tuttora giocano. Quindi non mi sono messo troppi diciamo vincoli oppure aspettative. Insomma, vivo un po' alla giornata perché anche con tutte questi problemi non è che sicuramente non si può guardare fare... anche troppo lontano diventa difficile, però comunque esatto. Come dire, anche un mezzo sorriso che hai avuto è come dire, anche la voglia di pensarla comunque in maniera positiva. Sì, no, sono fiducioso. E questo te lo auguriamo. Daniele, ovviamente al di là poi del termine della carriera, la voglia comunque di mettere a disposizione quella è stata la tua esperienza, il talento magari per giovani tennisti, e poi ti chiedo come sta il tennis aretino? Se ci sono dei nuovi bracciali all'orizzonte? No, ci sono dei ragazzini buoni, poi sai, molti sono piccoli, quindi dire dove uno potrà arrivare da grande, cioè io ne ho visti tanti che da piccoli erano fenomeni e poi... in realtà ce ne sono tanti addirittura che a 18 anni sembrano fortissimi e poi dopo quando fanno il salto da junior e passano ai pro molti si perdono, altri invece che magari prima erano molto indietro che nessuno avrebbe scommesso niente invece dopo sono entrati nei primi 100, quindi
L'importante è che secondo me che uno faccia le cose per bene e che cerchi di giocare bene, poi dopo i risultati secondo me arrivano. Elettra, siamo quasi in conclusione. Sì. Un'ultima domanda a Simone, così poi andiamo. Assolutamente. Ai saluti. Sì, allora adesso abbiamo parlato del prossimo appuntamento, quindi campionati indoor. Poi che cosa ti aspetta in questo 2019? Nati italiani a giugno, fine giugno a Rieti, se non sbaglio, o non lo so se hanno cambiato il luogo della gara, e anche lì mi aspetto gran divertimento soprattutto, e spero sempre bene. Forse è questa, no, la chiave un po', metterla sul divertimento, la chiave del successo. Assolutamente, se ti continui a divertirti a correre così veloce, esatto. Come dire, siamo tutti contenti. Allora, siamo in conclusione di questa puntata numero 15 di Block Notes. Io ringrazio Simone Tecchi, neo primatista italiano dei 50 ostacoli, e in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della tua carriera. Crepi. In bocca al lupo a Daniele Bracciali. Crepi. Che possa, come dire, vincere la sua battaglia totale, visto che l'abbiamo tante volte associata all'Arezzo in questi mesi e in questo 2018. E allora, Elettra, andiamo a salutare, noi ci rivediamo lunedì prossimo. Ci rivediamo lunedì prossimo, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook Block Notes Teletruria, e grazie per averci seguito anche questo lunedì. Buonanotte.